Allora, io ringrazio il sindaco, la ministra Tellone per l'invito che ha voluto svolgere a me e alla mia scuola per essere qui presente. Un ringraziamento sincero perché ci avete dato emozioni forti, sentimenti forti. Fa piacere in effetti partecipare sempre a manifestazioni che premiano la cultura. Soprattutto fa piacere quando a queste manifestazioni si aggiunge il ricordo di persone che hanno creduto tanto nella cultura. E anche è bello vedere un'amministrazione impegnata in questo senso, un'amministrazione che crede nel valore e nella forza dell'istruzione e della formazione. L'istruzione è l'unica leva strategica di sviluppo, quindi è un'amministrazione certamente lungimirante perché investe in quello che è il futuro di una comunità, cioè l'istruzione e la formazione dei nostri piccoli. A questo proposito io volevo ricordare le parole di un grande personaggio che recentemente una mia docente mi ha voluto ricordare. L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo. Nelson Mandela. Quindi siamo proprio in linea, in tema. Quindi ringrazio ancora l'amministrazione per questa sensibilità che ha avuto nei confronti anche dei nostri alunni, e leggo con piacere, con emozione anche, queste parole. Leggi e scrivi, scrivi e leggi, che è la cosa più bella da fare in gioventù. Pian piano sentirai formarsi dentro di te quell'esperienza speciale e unica che è la cultura. Grazie. Quindi siamo stati brevi, vi abbiamo stancato? No! Adesso il nostro sindaco vuole festeggiare tutti, però dovete farvi un regalo. Non dica passare.